Ben ritrovati a tutti, buon lunedì, buon inizio di settimana e ciao Vittorio. Ciao Paolo, mi fa piacere che anche se è ancora caldo tu abbia finito le vacanze. Purtroppo sì, insomma, Sì, c'è questa cosa su cui capisco. bisogna lavorare, la fine delle Sì. vacanze, bisognerebbe eliminarla. Sì. Io la metterei in mano degli psicologi, insomma, già che Sì. hanno poco lavoro. Senti Vittorio, è stato un weekend intensissimo di rugby e di risultati un po' a sorpresa e un po' che insomma ci fanno ben sperare. Insomma, cominciamo da Pro 14, dal torneo celtico. Le zebre vincono, vanno sotto di 21 punti e alla fine battono Cardiff a Parma. Cardiff che perde di pochissimo ancora una volta, come vince spesso anche di pochissimo, si conferma un avversario insomma tosto, però le zebre capaci di ribaltare una partita che sembrava veramente buttata via. Treviso che perde in Galles contro gli Scarlets, squadra fortissima, va ricordato, penso che negli ultimi 2 anni non abbia mai perso in casa, vado però a memoria, e perde in 14 contro 15 per una espulsione, per gran parte insomma della partita in inferiorità numerica, va addirittura a più 9 a un certo punto, poi perde. Però insomma, da queste prime settimane di torneo celtico esce una sensazione, speriamo che venga mantenuta perché siamo ancora veramente all'inizio, di due squadre italiane che forse, non dico che abbiano svoltato, però hanno preso un sentiero ben definito. Senza dubbio, anche perché si comincia a dar corpo a un lavoro che due, perché forse magari se ne parla poco a livello, due ottimi tecnici stanno facendo, in particolare Kieran Crowley. Crowley è di grandissima qualità, ha strutturato uno staff tecnico e non solo, Treviso ha investito moltissimo nello staff, ha un numero super adeguato di persone, ha degli assistenti allenatori, ex giocatori nazionali italiani che stanno facendo le loro esperienze sotto la mano, sotto l'esperienza di Crowley. Insomma, si sta delineando una struttura importante, soprattutto l'ossatura della squadra è di primo ordine, partiamo dagli stranieri, ma non solo, anche i giocatori italiani. La stessa cosa non si può dire delle zebre, però quello che sta facendo l'allenatore delle zebre, io credo che è arrivato piano piano, tranquillo, ma insomma sta facendo anche imponendo un modo di giocare anche garibaldino. Sai, una partita che potevo, io non le ho viste le partite, però sai, quando perdi di brutto, prendi 20 punti all'inizio, magari una squadra che li ha segnati pensa di aver già vinto la partita, è successo anche agli All Blacks con gli Springboks, una cosa Eh simile, sì, segnano subito questo all'inizio, weekend. poi si rompe qualcosa nella testa, eccetera. Per carità, però è anche vero che c'è un merito notevole aver lottato e averci creduto fino alla fine. È l'anno dei mondiali, bisognerà vedere come vengono distribuite le forze, ci sono già delle polemiche, gli austriaci sono andati a giocare a Münster lasciando a casa i giocatori migliori, ci sono tante situazioni, è un campionato che ognuno interpreta a modo suo, quindi è difficile dare dei giudizi singoli senza guardare o tener conto o conoscere il contesto in cui ogni singola squadra si muove. E poi ribadiamolo, è prestissimo, siamo veramente all'inizio Sì, stagione. resta che comunque questa è una cosa che aiuta molto da Ah, confezionare, certo. ed è evidente che le due squadre giocano secondo un metodo collaudato, mi verrebbe da dire, ma senza nessuna polemica, è solo per fare, perché mi piace anche dire, non sono italiani come qualcuno aveva pensato, ipotizzato anni dietro, potesse essere già in grado a fare tecnici italiani, non sono No, italiani no, non lo e sono. si vede che non sono italiani. Tra l'altro il direttore sportivo del Benetton, Pavanello, giusto 3 anni fa, quando è stato annunciato l'arrivo di Kieran Crowley, mi aveva detto: guarda, il primo anno sarà molto difficile, il secondo sarà di costruzione, ci aspettiamo dei risultati dal terzo, in realtà. Un po' Ma su quello come ha fatto Patlam con il Connacht, insomma. è giusto che sia così, perché non si inventa niente, cioè quelli che tirano fuori dal cilindro il coniglio ogni volta sono i maghi, e cioè, non esiste nella realtà, c'è il buon lavoro continuo cercando di non fare scivoloni e imparando dai propri errori, e quindi no, cioè, senza dubbio la squadra positiva. Treviso, ripeto, ha un'ossatura che in qualche modo è stata rinforzata, e comunque la mano di Crowley era la mano ideale al momento ideale.
Senti, nel fine settimana, proprio un accenno veloce, è partito anche il campionato italiano, il top 12 si chiama così da quest'anno, è inutile stare qua a parlare troppo di formazioni che sono evidentemente ancora in fase di rodaggio, prima gara, un campionato anche qui lungo, 12 squadre quest'anno, però anche prima ne parlavamo un po' off records, insomma quello che salta all'occhio dei risultati, al di là di chi ha vinto e chi ha perso, sono proprio i risultati numerici. Chi ha vinto ha stravinto, una media di 45 punti, 40 contro 5 intendo. Vabbè, è difficile, cioè, non servono dei grandi analisti, c'è una squadra in equilibrio, che una partita in equilibrio che è quella tra Reggio e Medicei, che grosso modo, esatto, sì, l'unica. Valgono, e poi tra gli altri c'è un baratro, poi adesso vai a discutere se sono le squadre che hanno segnato 40 punti ad avere dei fantastici movimenti d'attacco o le squadre che li hanno presi 40 punti che hanno delle difese particolarmente permeabili. Sono discorsi che lasciano un po'... Per me è un campionato a 12 squadre che non è stato spiegato perché è stato portato a 12 squadre. Ci sarà un motivo, non lo so, io non lo vedo. Resta che comunque, sai, le squadre poi che magari adesso sono della parte bassa ovviamente hanno una rosa qualitativa inferiore, no? E quando per gioco forza andando avanti nel campionato succederà che perderanno per infortuni o per altri motivi qualche giocatore importante e non hanno chi sostituirlo con la stessa capacità, quindi i divari potrebbero anche aumentare, ma comunque al di là di questo, cioè, è un campionato che dopo una giornata ha già dimostrato due velocità diverse, insomma. Senti, andiamo invece nell'emisfero sud, un weekend importante perché gli All Blacks perdono in casa contro il Sudafrica, non succedeva da 9 anni se non sbaglio, ma si parla molto poco di questa vittoria dell'Argentina contro l'Australia, che invece forse è il dato più importante, chiaramente fa shock, no? Fa molta più scena, conquista le prime pagine il risultato degli All Blacks, ma forse l'Argentina ha fatto qualcosa in più. Hai detto bene, l'Argentina aveva fatto un partitone contro gli All Blacks la settimana scorsa, un partitone segnando al largo, giocando, e l'Argentina ha il triangolo allargato, uno dei più avventurosi e più capaci che ci siano adesso nel Super 14, le due ali e l'estremo sono veramente di grandissima qualità e pareggiano la grande combattività che hanno davanti. Detto questo, gli All Blacks che abbiano perso è un bene per loro innanzitutto, perché sanno imparare dai loro errori, sanno come mettere in fila le qualità dei giocatori. Adesso qualcuno dice Boden Barrett si è buttato dentro il calcio, c'è anche qualche giornalista, sai, noi abbiamo le rassegne stampe dove riportiamo i giornali che scrivono all'estero, dove non è detto che ci siano sempre scritte cose, c'è anche chi se la prende con Owen che non ha dato un fuorigioco alla fine che dava il calcio alla vittoria. Queste sono barzellette, perché se andiamo a vedere i falli che hanno fatto e che sono stati puniti in questo inizio di campionato gli All Blacks, insomma è una situazione sì, infatti, lunga. Però, mi sembra. Però questa partita persa agli All Blacks, anzi non lo dirà mai, ma questo è tutto quello che gli serve, perché rimetti in fila i valori, perché li fa lavorare sugli errori, perché tiene l'attitudine alta per un insieme di motivi. Quindi il problema All Blacks non si pone da questo punto di vista, che ne ha un altro problema di All Blacks, che è quello che la gente vada a vedere le partite, perché vincere, la gente si stanca di vincere facile senza competizione, e gli stadi del rugby championship si stanno svuotando. Australia e Argentina si è giocata a mezzo stadio vuoto, altro che i 100.000 che c'erano anni addietro a vedere Australia All Blacks. Sì, di contro la partita che si giocherà credo a Pretoria tra Springboks e All Blacks, leggevo giusto oggi che è sold out da due mesi. Pesa di te, perché quelli sei per gli All Blacks, ma il Sudafrica è un altro paese, l'Australia non è il primo sport in rugby. O vinci e sei davanti, allora la gente viene, se no le perdi in 2 secondi. Però sono problematiche, diciamo, lontane. Però per gli All Blacks, anche, sai, hanno un problema di budget, hanno la federazione che perde soldi, chiedono aiuti al governo per trattenere i giocatori. Cioè, si parla già di Adel Savea e Ben Smith, che dopo il mondiale se ne vanno via.
e sai, sono giocatori che dopo un po', quando cominciano a dire io non sono titolare negli All Blacks comunque ho giocato la mia parte, vado a prendermi i soldi, cioè ci sono delle problematiche. Comunque diciamo, la partita persa per me è un aiuto agli All Blacks, e non, questo non toglie nulla, anzi aumenta il grande merito dei sudafricani, che hanno fatto un partitone, soprattutto in difesa, poi appunto rimediare sì, quelle mete iniziali, insomma. Ma Niaber, l'attore della difesa, ha giocato una difesa estremamente stretta, cioè adesso qui entriamo e ci potremmo dilungare un po' troppo, però con il raddoppio del placcaggio è una cosa che aveva portato anche Venter per aiutare la nazionale italiana all'inizio, cioè c'è tanta densità in mezzo al campo, lasciano i rischi e gli spazi vuoti all'esterno, salgono velocemente e vanno in due sul portatore di palla, impegnandolo con la propria palla interna, cioè sono sempre in due che vanno a contatto, uno poi lo prende meglio e il secondo è già sopra per Grillo Talpare, resta che comunque stanno creando dei grossi problemi. Gli All Blacks non hanno avuto una vita facile, anche se poi i regolamenti, nonostante un più che ottimo a mio avviso Nigel Owens, insomma sono stati un pochino terra di nessuno, ma questo fa parte dei regolamenti. La cosa che di questa partita, e finisco, che mi ha colpito poi è che è vero che c'è stata alla fine questa strenua difesa fuori gioco, fuori o che so io, nei regolamenti fallo o non fallo dei sudafricani, ma è anche vero che gli All Blacks alla fine hanno perso la lucidità per eseguire bene uno spostamento del pallone a largo e si sono affidati a un raccogli vai assistito che mi ha ricordato quello che hanno fatto nella finale contro la Francia ai mondiali per portare a casa il primo campionato nel 2011. Cioè si sono chiusi in un gioco di topi che era veramente limitativo, ma cercavano di andare a marcare in quel modo. Certo, sentimi, per chiudere proprio un accenno, perché Argentina-Australia sì. Invece, scusami, sì. Il grande merito, Ledesma, ma non solo lui, cioè quella è una squadra tutta di giocatori indigeni, se questi non hanno giocatori che sono lì con i 3 anni di cittadinanza, questi hanno giocatori che sono lì da una vita, che hanno le radici profonde e hanno talmente lavorato bene nella profondità da tempo che gli allenatori che ci sono adesso sono giocatori che hanno messo la maglia dei Pumas, e c'è una parte di orgoglio notevole, c'è questo triangolo allargato che è incredibile, Sanchez gioca bene, hanno trovato un buon mediano ai mischi anche se non sempre così continuativo, e poi davanti sono quello, come dicono gli argentini sono 8 animali, cioè, hanno fatto sì. Veramente a pignate con gli australiani. Sì. Sì, è verissimo. Senti, argentino è anche un personaggio molto importante nella, diciamo, la politica del rugby mondiale, che è Pichot, che ha detto una cosa, ne parlavamo prima anche qui off records, di cui secondo me vale la pena poi occuparci in maniera più approfondita, magari in un appuntamento specifico. Ma dopo la partita cosa ha detto? L'ha detto anche oggi il vicepresidente di World Rugby, giusto? Sì, ma lui è vice chairman di World Rugby e ha parlato soprattutto del calendario che hanno messo a posto, hanno concordato con i club dei due campionati maggiori francesi e inglesi, ma resta di fondo che lui ha detto una cosa che peraltro è perlomeno motivo di discussione, se non vuoi dargli ragione, che dice non è sostenibile questo rugby, non è sostenibile né economicamente né per il logorio dei giocatori, è qualcosa che dobbiamo mettere mani. Ora io non vorrei dire, ma questa è una cosa che tra di noi e anche nei nostri incontri ne abbiamo già parlato, cioè c'è da chiedersi dove va il rugby. Assolutamente. Cioè, non è che sia così sano, eccetera. E ripeto, è tutto un pochino comunque accettabile e comprensibile, per questo che va studiato in tutti i dettagli e non a spizzichi e bocconi, ma è tutto accettabile perché è uno sport da un punto di vista professionistico estremamente giovane, 25 anni non sono niente. E come dicevo prima, questo argomento secondo me merita di essere trattato a parte in maniera più approfondita. Io chiuderei qui questo appuntamento, intanto abbiamo fatto una bella sorvolato insomma quello che è successo nel weekend. Senti Vittorio, a prestissimo. A presto. A presto, tante buone cose, ciao. A presto, ciao.